Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 luglio. Vedete, sono furibondo, ma sono veramente furibondo, perché voi siete dei fenomeni, perché continuate a seguire questa zuppa di porro. Io non so quanto tempo riusciremo a seguire ancora questa zuppa di porro, perché fra un po' do fuori di testa. Oggi la notizia principale dei giornali, che facciamo di finta di trattare come se fosse una cazzata, è che è stato prorogato, o richiederà di prorogare, perché no, ha fatto il test Casalino e Conte, pensate un po' voi, Casalino e Conte, di prorogare lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza vuol dire, lo spiega bene Sallusti, lo spiega Mattia Feltri oggi sulla stampa, tra i pochi che riescono insieme a Daniele Capezzone a Libero, sono in pochi che sono rimasti ancora con il cervello sulla testa, vuol dire che non si parla, si passa per le decisioni del Presidente del Consiglio attraverso l'approvazione parlamentare e non si passa neanche per il Consiglio dei Ministri, decide Conte, e sapete perché? Perché siamo in stato di emergenza, perché voi cazzoni, quando vedete qualcuno con la mascherina, beh c'è ragione la mascherina, c'è la malattia, c'è il virus, c'è la seconda ondata. Mi ha chiamato ora un mio amico per dirmi una cosa che devo fare quest'estate con una barca e mi hanno chiesto il tampone. Sapete cosa io dico a quelli che mi chiedono il tampone a me per andare in barca? Avete capito? Ve la prendete in faccia la barca, perché io se devo rifare il tampone dopo che mi sono fatto tutti i sierologici e tutte le malattie, mi devo rifare il tampone, ve la prendete in quel posto, perché siete degli servi, degli schiavi, della gente che se la fa sotto e che giustifica lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza, 61 casi in terapia intensiva, 260 nuovi positivi, e questo è lo stato di emergenza, e noi zitti e muti. Tito, che in realtà sulla Repubblica dice, cos'è che dice Tito? Dovrebbero mantenere, giusto, il dovere mantenere le misure antivirus, e questo secondo Tito giustifica lo stato di emergenza. Ricolfi dice, la democrazia certo è una bella botta, ma critica questo governo non per le misure di emergenza, ma perché non ha fatto a sufficienza durante le misure di emergenza, anche se dice siamo sicuri che durerà soltanto 6 mesi, Ricolfi. Cioè ragazzi, ma voi vi rendete conto? Questo governo nacque, lo dice bene Capezzone, ma non lo dice un po', insomma, il buon senso, nacque contro i pieni poteri di Salvini, e noi stiamo zitti e muti, e abbiamo dato a questi qua, a Casalino e Conte, i pieni poteri, e stiamo zitti. A me mi viene il sangue e il cervello. Ma chi c'ha i pieni poteri? Rutte, l'olandese che gli era avuto Conte? Macron c'ha i pieni poteri? I pieni poteri ce l'ha Johnson? No, ce l'ha Conte! Conte ha i pieni poteri. Perché? Perché c'è l'emergenza. E per il fatto, di fatti, che il giornale di Conte, l'agenzia Stefani di Conti, zitti, muti, in questa specie prevaricazione della democrazia, per il fatto i falsi ottimisti. E per la stampa, allarme Covid in 10 regioni. Ma quale cacchio è sto allarme Covid in 10 regioni? Che si è alzato quell'indice. Quell'indice si alza, non quest'indice, si alza. Sapete perché si alza quell'indice? Semplicemente perché sono pochi casi. E quindi, ve l'abbiamo già detto con quella incredibile mia gaffa del da 2 a 4 uguale al 100% in più. Da 100.000 a 110.000 è 10% in più. Cosa sarà peggio? Da 100.000 a 110.000 o da 2 a 4 nel numero dei positivi? Secondo voi? Voi, l'indice di contagio che aumenta e in 10 regioni, titola la stampa, allarme Covid in 10 regioni. Tutto questo nostro pessimismo, questa paura, queste mascherine con cui giriamo in giro, a qualcuno, non ti sei messo la mascherina, beh, e che è successo? Quando Borrelli ci aveva detto di non mettercela, quando l'OMS ci ha detto che all'aperto non dobbiamo mettercela. Insomma, in questo criterio è evidente che se c'hai i pieni poteri Conte, siamo tutti d'accordo. Ma per far che cosa Conte i pieni poteri? Per risolvere il problema economico? Sono 2 anni che non ha risolto autostrade, sono 2 anni che non ha risolto i temi delle semplificazioni, sono 2 anni che non ha risolto nessuna delle grandi questioni economiche di questo paese, perché è difficile risolverle, sono d'accordo con voi, ma autostrade, noi che è il secondo tema di giornata, e sono 2 anni che ha detto noi dovremo arrivare prima della giustizia, con una incredibile definizione per un avvocato, e ancora oggi ci troviamo a capire quanto e come la concessione verrà data alle autostrade. Ma è una cosa incredibile, creano la paura e poi si danno i pieni poteri. Nuovo focolaio nella logistica che allarma l'Emilia Romagna, giuro, nuovo focolaio nella logistica che allarma l'Emilia Romagna, 3 positivi, 3 con i sintomi, scusatemi, 29 positivi e 3 con i sintomi, sintomi non vuol dire nulla,
tre con i sintomi, non vuol dire nulla, perché oggi questi sintomi non portano neanche in ospedale. Quindi noi parliamo di nuovo focolaio nella logistica che allarma le media. Che cazzo si allarmano? Si allarmano per dare nuovi poteri a Conte, scusate la volgarità, ma questo è il punto, e sono furibondo. Non ci si rende conto che all'inferno si scende a piccoli passi, e dice giustamente Ricolfi, e poi dopo i sei mesi, dopo la seconda, dopo il 31 dicembre potrebbe arrivare la nuova ondata, potrebbe arrivare l'emergenza economica. E perché per il virus si pieni i poteri e per il disastro economico che ci sarà a settembre, ottobre, nessun potere? Zitti, muti, pecoroni, come spesso avviene in Italia quando qualche dittatoriello di quarta dello stato delle banane si affaccia. Ma vabbè, facciamo finta di nulla. Da Conte al re l'ha chiamato Sallusti. Nel frattempo sulle autostrade, l'altra grande cosa, no? Che si doveva stabilire, non hanno deciso nulla. Oggi Fico ci spiega, il presidente della Camera, quelli che erano attenti alle questioni, chi sbaglia paga, sono per la revoca. Certo, revochiamo, caro Fico. Toc toc! E a chi la diamo? All'ANAS? Diamo all'ANAS domani, quando abbiamo revocato alle autostrade la concessione. A chi lo diamo, visto che sono due anni che non avete fatto assolutamente nulla? Ma andiamo avanti così. La produzione industriale rimbalza del 42%. Gualtieri, ministro economico del re Conte, dice: ah, perfetto, un rimbalzo. Per la verità anche il Sole 24 Ore è un po' più ottimista su questo rimbalzo della produzione industriale, però in realtà quello che è successo lo capisce anche qui un bambino piccolo. Non c'è bisogno di avere una laurea in economia. Se tu hai tenuto per tre mesi la produzione industriale ferma e poi in un mese, a maggio, l'hai fatta piano piano ripartire, c'è un effetto rimbalzo. Molla! Avete presente la molla? Io tengo la molla così compressa. Cosa succede quando lascio la manina? Sale la molla! Va bene? Difficile da capire? No? Difficile? Molla! Molla! E questo è quello che è successo nella produzione industriale. Pensiamo che il 42% sia anche nei prossimi mesi? Belli! Non è così. Anzi, la produzione industriale italiana è al 20% inferiore su base annua all'anno scorso, 20% in meno. Quindi noi siamo sicuri che nei prossimi mesi, grazie a Conte, autostrade, a Di Maio e sti geni, riusciremo a risolvere il problema. Secondo la classifica dell'Economist, dice Bruno Vespa oggi sul Quotidiano Nazionale, siamo ultimi nel crollo, siamo quelli che sono crollati di più tra i 42 paesi industriali, ultimi. Cioè ste pippe che vogliono i pieni poteri, e i pieni poteri per cosa li vogliono? Per le questioni sanitarie, che non ci sono, e non capiscono. Le questioni oggi sono economiche. Però dopo, quando ci saranno le cose economiche, vorranno anche i pieni poteri economici. Perché noi diamo i pieni poteri a Conte per 61 persone in terapia intensiva e per 3 positivi in Emilia Romagna, e non daremo i poteri a Conte perché ci sono milioni di disoccupati fra un mese? Perché non gli daremo? Qual è la logica, se non la democrazia, purtroppo, come si accorge bene oggi Mattia Feltri sulla Stampa? Nel frattempo Di Maio incontra come si chiama, Draghi, tutti si interrogano, è pronto il governissimo, il giornale dice pronto il governissimo, quell'altro dice stanno facendo dei sondaggi per capire chi sarà il Presidente della Repubblica. Io ci vedo banalmente che uno che non capisce nulla da un punto di vista di economia, almeno all'intelligenza di sentire e consultare uno che nell'economia negli ultimi 20-30 anni, né bene o nel male, ci ha navigato ai livelli massimi, e cioè Mario Draghi. Nelle normalità di questo paese, Palamara pronto a parlare. Vedete, Palamara è come quei pentiti di mafia, che danno un pochino di informazione spizziche e bocconi. Oggi li consegna al giornale, dice: se parlo io sulla sentenza Berlusconi, ma se parli che? Tu hai parlato tutta la vita, abbiamo intercettato purtroppo tutto quello che tu hai detto, e si capisce che siete quattro affaristi che pensavate soltanto a prendere i posti che contano nella magistratura. Adesso che serve a Palamara l'aiutino della destra, si mette a fare quello che potrebbe aiutare Berlusconi. Garantito, conoscendo la storia di Palamara, che quello che sta dicendo al giornale è semplicemente un messaggino per dire: cioè, parlo io, figura che parli. Già hanno parlato tutti su quella sentenza. In realtà quella sentenza è una sentenza fatta coi piedi. Un magistrato ha detto che è un plotone di esecuzione. Palamara che può dire? Potrà soltanto dire che ha giostrato qualche magistrato a destra e a sinistra per ottenere un avanzamento di carriera. Insomma, i piccoli ricattini che può fare uno che fino a ieri faceva il regista nero delle cariche in magistratura, però oggi cerca di posizionarsi a destra, come quei pentiti che cercano di posizionarsi col magistrato di turno che conta. Nel frattempo due notizie di politica estera, una importante dietro casa, Istanbul, la moschea che sfida il mondo, titola il giornale, e su questo io lo considero, Santa Sofia, che era una basilica bizantina, che da un decreto del 1934 da parte di Ataturk, il grandissimo Ataturk, il fondatore della Turchia laica, era diventata un museo.
ritorna, grazie a una iniziativa del Consiglio di Stato, insomma di Erdogan, ritorna un luogo sacro per la fede islamica, un simbolo questo di quello che sta succedendo alle porte di casa nostra. Nel frattempo Federico Rampini, per gli appassionati, riesce a leggere il programma di Biden, leggetevelo, un perfetto programma europeo socialdemocratico, più tasse sui ricchi, più tasse sulle imprese, ma dal punto di vista sociale molto più simile a Trump che ai nostri socialdemocratici. Attenzione, non apriamo le frontiere all'immigrazione e soprattutto Buy American. Queste sono le due cose che distinguono completamente il programma democratico, socialdemocratico americano da quello europeo. Sulle tasse sono tutti d'accordo, sulla socialità un po' diversi. Per chi vuole, oggi come sempre Rampini, preciso sulla sua Repubblica. Detto questo, vi lascio a Conte, ai suoi poteri straordinari, ma io dico che in un paese normale, se ci fosse un'opposizione normale, e lo dico anche a quell'opposizione che c'è all'interno del governo, ai renziani che probabilmente mi seguono, beh, insomma ragazzi, dare poteri speciali a Conte è una roba che fa accapponare la pelle. Il virus si affronta con i poteri ordinari che ha un governo straordinario soltanto in una cosa, nella sua incapacità di affrontare i problemi. Ciao.